In base alle approfondite ricerche del professor Alexandros, docente di antropologia presso la molto libera Università di Rocca Canneto, è stata finanziata una ricerca sul campo per studiare usi e costumi di una tribù che si è auto-isolata da molto tempo nel profondo nord del Lazio. Ecco la selva che difende questa misteriosa popolazione da ogni influenza di civilizzazione. Il sentiero che stiamo percorrendo è poco più di un tratturo, percorso prevalentemente da animali selvaggi. Speriamo di non incontrare mandrie di ciclisti o automobilisti locali, molto pericolosi. Ci accompagnerà Danna Ilo, esperta guida indigena che all'occorrenza ci farà anche da interprete. Ecco le prime capanne del villaggio. Il professor Alexandros vuole esaminare questa antica costruzione di difficile datazione e incerto utilizzo. Il professore ritiene non trattarsi di un sito a scopo cultuale, perché non è orientato verso nessuna costellazione. Ma anche questo è incerto vista la totale ignoranza astronomica della tribù. Scorgiamo in lontananza una antica costruzione che il professor Alexandros definisce rapidamente come luogo di sepoltura a colombario, ma di nessun interesse storico. Adesso siamo al centro del villaggio. Danna Ilo ci indica una capanna colorata. Non sa esattamente a cosa serva. Di solito si va lì per passare qualche ora in fila indiana. Si dice sia una specie di ufficio per complicare affari semplici. Attrae la nostra attenzione un altro ruder di complessa architettura. Il professor Alexandros ci spiega che fu tentata la costruzione di una piramide, ma data l'ignoranza architettonica e ingegneristica di questa cultura, il fabbricato cominciò a crollare e rimase incompleto. Poco più in là un altro capanno, molto rilevante per la tribù. Sembra si riuniscano lì le persone più importanti, ma siccome non sembra esserci nessuna attività all'interno e non è permesso entrare se non con speciali permessi e complessi rituali, ci viene il dubbio non abbia alcunché di utilizzo. Siamo tornati al centro del villaggio. Qui si riuniscono in seduta perenne i vecchi saggi della tribù, che discutono continuamente, ad libitum, i problemi collettivi, così sembra. In questo spiazzo viene svolto annualmente il rito più importante e più cruento di questa cultura. Al centro viene acceso un grande falò, su cui i partecipanti alla cerimonia bruciano grandi quantità di carni, per poi mangiarle tra grida, canti tribali e urla. Il significato di tutto ciò ci è completamente sconosciuto e rimane incomprensibile. Ci avviamo rapidamente sulla strada di ritorno verso la civiltà. È più prudente non farci sorprendere dalla notte in questo territorio.